Oggi prepariamo un risottino per i nostri amici a quattro zampe. Ciao a tutti, io sono Erika e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi prepareremo un risottino al pollo fatto in casa per i nostri amici a quattro zampe. Prima di iniziare vi voglio dire due o tre cose. La prima è che ovviamente il consiglio che vi do è di non seguire le ricette che trovate su internet, ma di parlare sempre con il vostro veterinario. La ricetta che vi faccio vedere oggi ovviamente mi è stata data per dosi ed ingredienti dal mio veterinario. Ovviamente è proporzionata a Charlie, che è un labrador e che pesa 38 kg. Quindi considerate che le dosi sono quindi sul peso del mio cane, che è un cane non sedentario, cane mediamente attivo, di un peso di 38 kg. Quindi andranno poi riproporzionate per il vostro amico a quattro zampe. Per quanto riguarda le dosi, se volete potete chiedere direttamente al vostro veterinario oppure potete regolarvi in base al peso del mio cane in proporzione al vostro. Vediamo subito quali sono gli ingredienti che ci serviranno. Per questa ricetta ci serve un cane. No, scherzo. Per questa ricetta ci serve 100 g di riso, io ho scelto quello integrale, 350 g di pollo e una carota. Come potete vedere, io sto utilizzando un riso integrale. Potete utilizzare anche un riso arborio classico. La cosa che vi sconsiglio è di utilizzare il riso soffiato. Questo perché? Perché il riso soffiato non ha nessun principio nutritivo e per di più l'unico scopo del riso soffiato è di gonfiare il cane, quindi non apportando nessun nutrimento, semplicemente di far sembrare di più il mangime del cane. Quindi il riso soffiato è ottimo per chi ha un cane magari in sovrappeso e vuole fargli vedere che sta mangiando di più, in realtà sta mangiando meno, ma con il riso il quantitativo di pappa sembrerà di più. Ma per preparare un risotto al pollo ci servirà il risotto, quindi il riso. Normalmente Charlie è alimentato a crocchette, ma una volta a settimana o ogni 15 giorni o quando magari sta male con la pancia, come in questo caso, che ha preso freddo alla pancia e di conseguenza è stato un po' male, preferiamo fargli il cibo fatto in casa anche su consiglio del veterinario. Come si prepara una ricetta fatta in casa? La cosa fondamentale che vi dovete ricordare è che il cane è per l'80% un carnivoro. Di conseguenza l'80% del mangime che voi andate a fare per il vostro amico a quattro zampe deve essere composto da proteine animali. Mi raccomando, quindi le dosi sono per l'80% di proteine animali, quindi avremo 350 grammi di pollo, poi avremo il restante 20% distribuito in 100 g di riso e una carota o piselli o zucchine. Potete scegliere in realtà la verdura che più vi piace, considerando che carota, piselli e zucchine lessi sono le tre principali verdure che fanno molto bene al nostro amico a quattro zampe. Ovviamente non sono le uniche, ma sono quelle mediamente più usate. Sconsiglio la patata semplicemente perché, non che il cane non possa mangiarla, ma è più complicata da conservare. Io faccio questo risotto che gli verrà diviso in due porzioni, perché Charlie mangia due volte al giorno, quindi gli verrà dato metà la mattina e metà la sera, e di conseguenza, onde evitare problemi, userò la carota. Un consiglio in più che vi do alla fine della ricetta: come chicca finale potete aggiungere un cucchiaino di olio extravergine di oliva, che farà sicuramente bene al vostro amico a quattro zampe. Per la preparazione mettiamo due pentolini con acqua a bollire, mi raccomando senza sale. In un pentolino bolliremo il riso, in un altro pentolino andremo a mettere le carote a bollire. Una volta passati 10-15 minuti aggiungeremo il pollo nella stessa acqua di cottura delle carote e li faremo cuocere insieme, così si insaporirà. Una volta cotto il riso, renderemo il riso sotto l'acqua, lo sciacqueremo bene,
levandogli tutto l'amido. E cotte pollo e carote. Lo prenderemo e lo verseremo in una ciotola dove avremo messo precedentemente pollo e carote. E il piatto è pronto per essere mangiato dal vostro amico a quattro zampe. Grazie a tutti per essere arrivati alla fine di questa ricetta. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se avete domande, dubbi, scrivetemi nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su. Come sempre possiamo seguirci su Facebook, su Twitter, su Instagram, su Google+, e su YouTube. Io sono Erika, grazie a tutti per avermi seguita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!